Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, vi facciamo vedere un dolcetto squisito e molto famoso, ovvero il salame al cioccolato. Noi vi facciamo vedere la nostra versione che è super semplice, sana e davvero squisita. Vi lascio subito al procedimento. Per prima cosa andiamo a sciogliere il cioccolato, noi utilizziamo questo aromatizzato all'arancia, quindi lo vado ad aprire. E a pezzettoni lo metterò poi nella padella. Mettiamo il fuoco basso e vedrete che in una manciata di minuti il cioccolato inizierà a sciogliersi, quindi non c'è bisogno del bagnomaria se andiamo a mescolare continuamente. Dopo 2 minuti vedete il risultato, praticamente si è tutto quanto sciolto, quindi come vedete è davvero un procedimento velocissimo. Io aspetto ancora 1 minuto per far sciogliere bene gli ultimi pezzetti e siamo pronti. Tritiamo adesso i biscotti, li vado a fare a pezzetti non troppo piccoli, quindi mi aiuto con il coltello in modo che non si vadano a sbriciolare troppo, e i biscotti che stiamo utilizzando sono quelli di Sotto le Stelle, senza latte e senza uova, quindi completamente vegan, e sono i classici frullini, molto molto leggeri, molto buoni devo dire. Adesso, come abbiamo fatto con i biscotti, andiamo a tritare anche le noci. In una ciotolina andiamo ad ammollare le bacche di goji con un pochino di liquore, noi in questo caso utilizziamo un po' di grappa. Potete mettere il liquore che vi piace di più oppure semplicemente del latte. Adesso possiamo unire le noci tritate ai frullini. Andiamo ad aggiungere anche l'olio di semi, lo zenzero in polvere, il cacao amaro, questo è il cacao crudo della Dragon Superfood ed è buonissimo, ha un profumo davvero incredibile, come vedete è leggermente più chiaro del cacao normale. Aggiungiamo anche le bacche di goji con il liquore e per profumare ancora di più vado ad aggiungere qualche goccia di questo aroma di Aromazon, è l'aroma al pan di spezie, è molto molto profumato, molto natalizio, però se non ce l'avete potete assolutamente saltarlo, magari aggiungere un pochino di cannella, altra scorzetta d'arancia, dei chiodi di garofano, insomma fatevi voi il mix di spezie che vi piacciono di più. E a questo punto possiamo aggiungere il cioccolato fuso. Mescoliamo bene e adesso iniziano già a sprigionarsi tutti quanti i profumi, è davvero meraviglioso. Aggiungo lo zucchero di canna, questo è come sempre quello integrale, il mascovado. Lo faccio assorbire bene all'impasto e adesso, per regolare bene la consistenza, aggiungiamo il latte. Utilizzate pure il latte che preferite, di mandorla, di cocco, soia, quello che utilizzate di solito. Mi raccomando però, fatelo scaldare, quindi utilizzate il latte ben caldo, in questo modo aiuterà anche a sciogliere un pochino il cioccolato che, mescolandosi agli altri ingredienti, si sarà indurito, e non vi preoccupate se lo vedete così un po' morbido, un pochino morbido, perché poi in frigo si rassoderà perfettamente. Quindi lo andiamo a versare su un foglio di carta forno, io lo dispongo già in modo da avere una forma leggermente allungata. Qui volendo potete fare anche 2 salami un po' più piccolini, e aiutandoci appunto con la carta forno gli diamo una forma più regolare. Come vedete è semplicissimo, l'impasto non si attacca assolutamente alla carta e in un attimo sarà pronto. Chiudo bene a caramella sigillando tutti quanti i bordi e non ci rimane a questo punto di metterlo in frigo a riposare per un paio d'ore. Quando il salame si sarà ben rassodato, vedete ha una consistenza davvero perfetta a questo punto, possiamo passarlo con un pochino di zucchero a velo, è talmente poco che direi è sorvolabile il fatto che si utilizzi un po' di zucchero a velo, diciamo che è un fattore puramente estetico, però se volete potete utilizzare anche quello di canna frullandolo in un frullatore. E adesso non ci resta che tagliarlo, e voilà, guardate che meraviglia all'interno! È bellissimo e anche semplicissimo da realizzare, perché ci vogliono davvero pochi minuti per appunto impastarlo. E soprattutto, cosa più importante ragazzi, è davvero buonissimo, uno di quei dolci semplici però dal sapore proprio gustoso, aromatico, ha questo profumo all'arancia che rende il tutto più buono e natalizio.
Come avete visto, preparare il salame al cioccolato è davvero semplicissimo, è un dolce che piace davvero a tutti ed è perfetto sia per le feste natalizie che, vi devo dire, in qualsiasi momento dell'anno. È buono anche d'estate perché poi si mangia freddo, quindi è davvero perfetto in ogni momento, a colazione, a pranzo, a cena, quando volete, è troppo buono. Vi ricordo che i prodotti che abbiamo utilizzato, molti dei prodotti che abbiamo utilizzato per realizzarlo, come i biscotti, il cacao in polvere e il cioccolato, li abbiamo presi da Vegano Bio. Io vi lascio tutti quanti i link per lo shop nella descrizione e vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!